Buongiorno a tutti, sono già fuori fuoco, sono io che non ci vedo. Perdonate i capelli, ma ho portato il cappello fino a 30 secondi fa. Questo è uno svuota la spesa un po' grande perché ho fatto un po' di spesa settimanale, quindi ve la volevo far vedere. Spero che la qualità video si veda, non c'è tantissima luce. Sto studiando un po' il manuale anche per riguardo l'audio, vediamo se riusciamo a risolverlo. Allora, svuota la spesa. Iniziamo dalle cose che vanno in freezer perché le metto subito in freezer. Non fate caso al casino dietro. Allora, ho preso i bastoncini. Ho preso i bastoncini, ho preso i fiori di merluzzo e ho preso questa, credo che sia una novità, il salmone con le melanzane e i pomodorini. E per il momento per il freezer metto subito su, così mi rilasso. Dovrei mettere in ordine anche il frigorifero. Poi, don't judge me, queste cotolette. Sì, lo so, non sono il massimo, ma non le mangeranno le bambine. Me le ha chieste mio marito. E questi me li tengo come tipo bonus. Sono i pacio cotti che potrei fare tranquillamente con il Bimby e che io ho fatto con il Bimby, perché è una ricetta semplicissima, ma che non è piaciuta alle gemelle. Io li tengo, prendo delle scadenze lunghe, questa è una scadenza a marzo, li tengo proprio come ultima spiaggia, però devo dire la verità, sono buoni. Come tutte le cose confezionate, industrializzate, hanno quella cosa buona. Poi, tacca sta caciotta. Ho preso questa caciotta a fette, anche questa prendo delle scadenze molto lunghe per tenere un formaggio qualsiasi in caso di panino e cose varie. Poi ho preso il grana padano grattugiato al momento, i bocconcini. Io li adoro perché sono enormi, sono dei bocconcini enormi, infatti credo che sono, ogni bocconcino è 50 grammi. Poi ho preso un intero, pensate, petto di pollo a fettine, adesso lo porzionerò e poi un po' lo uso per la cena di stasera e un po' poi lo metto in freezer, così di solito le surgelo 1 o 2 fette alla volta e così ce l'ho sempre, sempre pronto. Ho preso del prosciutto cotto, ovviamente, se avessi comprato il maiale a quest'ora, vabbè, cioè prosciutto cotto in questa casa proprio è must. E ho preso il lievito. Un cubetto di lievito, questa è scadenza il 16 di febbraio, quindi lo tengo sempre a disposizione. Io non so come si veda, spero che si veda bene. Comunque io devo fare una visita assolutamente dall'oculista perché io non vedo più bene, vedo sfocato certe volte, soprattutto davanti al computer. Poi ho preso il pane di segale, che io adoro e che finalmente ho trovato, non lo trovo spesso tranne nei negozi del bio. Poi, per quanto riguarda, si è rotta la busta. Allora, queste non sono le mie, le gocciole, perché Antonietta mi ha minacciata perché erano finite. Sono gli unici biscotti che mangia insieme ai pan di stelle. E quindi mi ha minacciata. Poi vabbè, ho preso delle patate, patate e delle zucchine. C'era in offerta questo, che sono filetti di tonno all'olio d'oliva e ho voluto prenderli, anche se insomma, da quant'è la confezione? Secondo me erano in offerta, però peso netto sgocciolato 117 grammi, vabbè. Ho preso il riso, il parboilé, io prendo sempre questo perché cuoce in 8 minuti e credetemi, quando avete due gemelle affamate, due bambini affamati o un marito affamato, e in 8 minuti ti cuoce il riso, soprattutto quando io esco loro escono da scuola all'una, è l'ideale.
Mi sono ripresa il faro. Ho ripreso il faro, era un po' che non lo mangiavo e oggi l'ho visto e ho detto no, oggi ho voglia di farro. E poi col food ho finito, no, perché poi a un certo punto ho iniziato a mettere dentro le cose a casaccio. Allora, dividiamo. Che ho paura che queste buste che sono biodegradabili sono ottime per l'ambiente, sia chiaro, eh? Ne sono molto contenta, ma sono meno ottime per la pesantezza delle cose. Io le riutilizzo comunque sempre anche per l'umido, quindi niente va buttato. Allora, un momento, questo va nei detersivi. Allora, ho finito il tè. Sì, è vero, ho finito il tè. Avevo soltanto, ho solo infusi, quindi ho preso della Twinings, questo classico albicocche e miele, che è tè nero, e poi ho preso un classico da regina che è l'Earl Grey, detto proprio così, meridionalmente. Poi ho preso 3 brick di latte, mi rendo conto che ne avevo ancora 2, però mi è più comodo in brick perché in casa mia il latte non se ne fa un granché uso, soltanto rare volte o per qualche preparazione tipo il purè. Ecco. Io non parlo nemmeno, cioè non ci sono bisogno di parole perché amore. Poi sono molto contenta perché la sto trovando spesso in offerta. Ho preso 2 confezioni di passata ciro verace, questa è buonissima. Io la adoro perché è densa, è compatta, è veramente veramente buona, veramente buona. Succhi di frutta, perché non li fai col bimbi, perché non ho il tempo. Prevengo. Poi iniziamo con i detersivi. Allora, di tutto ho preso un rotolo di carta così. Io lo uso per varie cose. Ogni tanto ci pulisco anche i vetri, ogni tanto lo uso anche per spolverare oppure la stufa, cose del genere. C'era un'ottima. Ma perché sono accelerata stamattina? Devo dire la verità, stanotte stavo dicendo a un'amica, ho dormito 9 ore, credo che non mi succedesse da prima di avere le gemelle. 9 ore filate, nel senso che non mi sono mai svegliata e lo sapete che io soffro di insonnia. Quindi, boh, non lo so che cosa sarà mai successo. Quindi stamattina sono tutta friccicarella, piena di voglia di fare, voglia di. Ma comunque. Allora, ho preso i sacchetti. Allora, dovete sapere, nel comune dove vivo a noi danno i sacchetti per la raccolta differenziata, sia per la carta che per l'umido, che per la plastica, che per l'alluminio. Sono sacchetti di colori differenti, con grandezze differenti. Io ho difficoltà sia per quanto riguarda la carta che per quanto riguarda la plastica, che purtroppo, come potete vedere dalle cose che compro, per confezionare una cosa così ci mettono plastica, plastica, carta. Quindi io ho dei secchi molto grandi e non riesco a utilizzare quei sacchetti perché sono sì grandi ma non abbastanza. E quindi prendo questi, che è il sacco verde, grande resistenza, è fatto con l'80% di plastica riciclata e ci sono 10 sacchi da 110 litri. Devo dire la verità, mi trovo benissimo, sono alti 1,5 m. Poi di questo prodotto, allora io credo di averlo provato in passato, l'ho preso perché era in offerta a 1,98 euro, infatti ne ho prese 2 confezioni, è questo Dash qui. Il Simply, Dash Simply, 19 lavaggi, ora io ho una lavatrice da 10 kg, quindi 19 lavaggi magari no, perché. L'unica cosa che non mi piace è che non ha il dispenser, come dire, il profumo non è meglio quello del Dash classico, ecco, diciamoci la verità. Poi, aspettate, l'ultima busta. Allora, ho preso
Ma no, prima questo. Un trittico di pane in microfibra, io questi della Clendy li prendo sempre, li chiamo Clendy sempre, ma sono Clendy. Mi piace perché c'è scritto bagno, cucina e mobili. E poi puntualmente io non li uso in questa, perché sarebbe molto più semplice ricordarseli, invece no. E che ci volete fare, l'età avanza. Poi ho preso delle salviette per le gemelle da portare a scuola, sia queste mille usi semplici che queste richiudibili, che sono appunto anche queste della Clendy. Queste mi piacciono tantissimo. Poi c'era in offerta, non potevo non prenderlo, anche se ne ho appena aperto una confezione, ma era in offerta e allora ho deciso di prendere il Prill. Ho preso quello classico che prendo di solito, poi era anche in offerta e l'ho preso. Di solito prendo sempre quello per i capi colorati, stavolta ho preso quello, oh, sono fuori fuoco, eccomi, quello per i capi bianchi soltanto, Armonie Floreali dell'Ace, lo spray in mousse. Devo dire che come sgrassatore, anche per pulire il piano cottura, è ottimo. Poi Eden Makeup, mi piacciono tantissimo perché sono belli cicciotti, panciuti. Non ho trovato quelli della, forse proprio della Clendy, non li ho trovati, c'era solo la confezione da 40 e non mi sembrava troppo conveniente, ecco, rispetto al prezzo. Poi ho preso questo che lo volevo provare, è per tutti i tipi di bucato, per il bucato di tutti i giorni. Care Repair riduce la formazione di pallini sui capi fino all'80%. Vabbè, era in offerta della Perlana. Mi è stato mandato una foto da una mia iscritta. Fatemi, ma io mi sa che questo io l'ho già comprato qualche volta comunque, ma anni fa. Una mia iscritta mi ha mandato la foto di un altro, sempre di questa linea, di Perlana, ma non sono riuscita a trovarlo. E poi le ultime due cose. Ho preso un deodorante per ambienti perché si chiama Relaxing Zen, della Glad. Dovrebbe avere 5 effetti in uno, elimina gli odori, freschezza immediata, agisce in pochi secondi, fragranza di qualità e dura a lungo. E adesso l'ho spruzzato in cucina. E poi, anche questa era in offerta, ho sempre un deodorante di scorta, ho voluto provare per la prima volta in vita mia l'Infasil. Neutro extra delicato, anche su deodorante antimacchia, formula non residui, non ho controllato se avesse alcol. E c'è l'alcol e ho perso il fuoco, eccomi, e c'è l'alcol, vorrà dire che lo userà mio marito, perché no, vabbè, forse se non tanto io non sudo molto d'inverno, ma neanche d'estate, quindi secondo me va bene, proverò, spero che non mi dia fastidio. Ma perché ci mettono l'alcol? Pericolo, c'è anche scritto pericolo dietro, non è tanto, vabbè. Comunque io vi saluto, la mia mega spesa adesso me la metto tutta quanta a posto, faccio colazione perché è arrivata l'ora, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!